Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campioni del mondo 2007. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 110, dove ragazzi abbiamo ricevuto questa super fustella. Io credo che questa sia la più grande che io abbia mai ricevuto, cioè più grande del fascicolo. Guardate che bestia! All'interno troviamo il primo pannello anteriore sinistro che ci permetterà di rivestire il nostro semi rimorchio, e poi troviamo anche i portelloni dei vani porta attrezzi, e poi ci sono staffe e cerniere varie. Guardate che spettacolo! Ok, siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai Ferrari Transporter! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter del nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio di questo fantastico modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist del Ferrari Transporter per trovare tutti i tutorial precedenti. Allora amici, andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato della corazzata Bismarck. Abbiamo completato l'assemblaggio dell'undicesima sezione dello scafo e la prossima sezione, ragazzi, sarà un pezzo unico, sarà spettacolare, siamo quasi per completare lo scafo. E poi abbiamo montato anche la sesta torretta da 15 cm sul ponte di poppa e poi altri dettagli, quindi mi raccomando ragazzi, andatelo a rivedere. Detto questo, iniziamo con un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Procediamo. Facciamo quindi una panoramica del semirimorchio del Ferrari Transporter. Allora amici, come sapete nel tutorial precedente abbiamo assemblato l'ultimo pannello interno del tetto, eccolo qui, è fissato gli ultimi due LED rimanenti, quindi ragazzi tutta la pannellatura interna è completata e infatti in questo tutorial inizieremo con il primo rivestimento esterno. Allora andiamo subito a vedere i LED, eccoli qui, tutti accesi, e ovviamente tutto il nostro semirimorchio all'interno è illuminato, eccolo qui, guardate che bello, veramente un effetto spettacolare. Andiamo quindi a fare anche una panoramica all'interno del semirimorchio per vedere tutto l'effetto di luci, guardate, tutto illuminato, quindi tutti i banchi da lavoro, anche il secondo ripiano e poi tutte le luci che provengono dal soffitto, guardate che bello. Ok amici, dopo questa piccola panoramica iniziamo un nuovo unboxing, vai! Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 110 del Ferrari Transporter, opera distribuita in edicola dalla Centauria per collezionisti e per modellisti. Diamo uno sguardo alle fasi di assemblaggio che adesso andiamo ad eseguire, quindi andremo ad allestire il pannello anteriore sinistro, sulla quale andremo a montare queste staffe che ci serviranno per il fissaggio successivo, dopodiché ci dedicheremo ad allestire i portelloni dei vani degli attrezzi, sulla quale andremo a fissare tutte le cerniere. Fatto questo, andremo a fissare tutti questi portelloni sul nostro pannello. Eccolo qui come si presenta poi al termine di questa fase di assemblaggio. Ovviamente ragazzi andremo anche a vedere dove andrà collocato sul nostro semirimorchio. Nel prossimo numero riceveremo il telaio anteriore sinistro e barra di montaggio. Questo sarà l'elemento intermedio tra il pannello interno e il rivestimento esterno che ci permetterà appunto di fissare il tutto. Ok ragazzi, a questo punto diamo uno sguardo a questa super fustella, ragazzi guardate che spettacolo, adesso andiamo ad analizzare pezzo per pezzo, guardate quanto è grande, cioè ragazzi non entra neanche nell'inquadratura, cioè spettacolare. Ok, a questo punto andiamo a vederli questi pezzi e iniziamo a montarli. Ed eccolo qui il pannello anteriore sinistro del semirimorchio. Andiamo quindi ad analizzarlo. Allora, come vi dicevo, è uno dei pezzi più grandi che ho mai ricevuto, perché ragazzi, se considerate che
più grande del pannello interno, visto che c'è tutta questa zona qui, cioè veramente un bel pezzo, anche secondo me di difficile realizzazione. Infatti andiamo a verificare la qualità di questo oggetto, che perlomeno nel mio caso mi sembra perfetto, non noto né graffi e né difetti, mi sembra veramente ben fatto. Allora, qui troviamo tutte le varie predisposizioni, questi perni in particolare, che sono quelli che si andranno, presumo, ad incastrare a pressione o con le viti, non so, poi vedremo con le prossime fasi di assemblaggio sul telaio che abbiamo visto prima nel fascicolo. Veramente ben studiato e ben fatto questo modellino. E qui troviamo le sedi dove andremo a montare i portelloni dei vani degli attrezzi. Ok, iniziamo. In questa fase andremo a fissare delle staffe di supporto, che sono queste che abbiamo ricevuto, sono delle staffe realizzate in pressofuso di alluminio, a differenza del pannello, non l'ho detto prima, che è realizzato interamente in plastica, anche perché ragazzi, se fosse stato realizzato in alluminio il nostro modellino avrebbe raggiunto veramente un peso assurdo e non so neanche se sarebbe rimasto in piedi, però comunque la qualità di questa plastica è comunque eccezionale. Allora ragazzi, questa staffa come si monta? Andremo a montare tre in corrispondenza di questo perno e foro, una qui vedete perno e foro e l'ultima qui sulla destra perno e foro. Quindi il perno va nel foro in basso come centraggio, ok, in questo modo, e qui andiamo a fissare con una vite AP. Serviamo quindi la prima staffa. La seconda. Ovviamente la centriamo. Ecco fatto. Ed infine andiamo a serrare la terza. Ed ecco come si presenta il pannello anteriore sinistro al termine di questa fase di assemblaggio. Ci spostiamo ora a lavorare sui portelloni dei vani porta attrezzi. Allora, come potete vedere, questi particolari sono realizzati in plastica. Qui dietro troviamo le predisposizioni per il fissaggio delle cerniere che adesso andiamo a montare, e sulla parte esterna, come potete vedere, c'è la continuazione della striscia bianca che troviamo sulla parte esterna del trasporter. Ok, iniziamo. Andiamo ora ad analizzare le cerniere che abbiamo ricevuto, colorate rosse correttamente, ci piacciono. Sono realizzate in metallo e quello che possiamo fare adesso è proprio quello di eseguire un test di funzionamento che mi sembra corretto. Allora, la cerniera è composta, come vedete, da due elementi. Allora, la parte che andremo a fissare sul portellone sarà questa, ossia quella che ha lo scasso qui al centro, mentre l'altra metà della cerniera, che ha la parte metallica al centro, sarà quella che fisseremo sul pannello di rivestimento. Ok ragazzi, queste cerniere le fisseremo con delle viti JP. Procediamo. Recuperiamo quindi il portellone e andiamo a fissare la prima cerniera. Allora, verifichiamo il corretto orientamento. Allora, la parte che dobbiamo fissare è questa con l'apertura al centro. Poi, tenendo la cerniera in questo modo, la parte, proprio quella dove c'è il perno, va rivolta verso la parte esterna, quindi dove c'è il disegno della striscia bianca, quindi va orientata in questo modo, così quando noi la fisseremo sul portellone potremmo aprirlo. Se lo montiamo al contrario, ragazzi, non funziona. Quindi posizioniamo la prima cerniera, la seconda cerniera, ok, e adesso le fissiamo con la vite JP. Ed ecco fatto ragazzi. Allora, facciamo un test di apertura, sembra che tutto funziona. Ok, adesso eseguiamo la stessa operazione con gli altri due portelloni.
Ed eccoli qui i tre portelloni completi di cerniere pronti per essere installati sul pannello anteriore sinistro. Andiamo! In questa inquadratura vi faccio vedere l'ordine corretto per la disposizione dei tre portelloni. Infatti dobbiamo posizionarli in modo tale da continuare il disegno di questa striscia bianca, quindi il primo che inizia in alto a destra, la striscia centrale e poi l'altra parte di striscia che muore qui sulla parte sinistra. Ok ragazzi, adesso li andiamo a posizionare all'interno delle sedi e sempre dalla parte posteriore li andiamo a fissare con due viti JP. Iniziamo dal portellone di sinistra, facciamo quindi passare le due cerniere attraverso gli scassi. Come potete vedere la parte metallica della cerniera va a posizionarsi diciamo in queste fessure e poi permetteranno pure di eseguire la corretta rotazione. Nella parte posteriore centriamo il foro della cerniera con il perno. Dopodiché siamo pronti per il fissaggio. Ed ecco fatto. A questo punto possiamo anche eseguire un test per vedere che tutto sia allineato perfettamente. Eccolo qui il primo portellone assemblato. Ovviamente adesso possiamo eseguire il test di apertura. Eccolo qui ragazzi, è molto interessante il frizionamento della cerniera che impedisce al portellone di richiudersi automaticamente. Vedete, rimane fermo nella posizione in cui lo andiamo a lasciare. Ok, adesso procediamo a posizionare gli altri due portelloni, quindi andremo a mettere quello centrale in questa posizione e l'ultimo qui a destra. Eseguiamo anche per questi portelloni il fissaggio con le viti dalla parte posteriore. Ed ecco fatto, andiamo ora a vedere il risultato finale. Ed ecco come si presenta il pannello anteriore sinistro del semirimorchio al termine di questa fase di assemblaggio. Abbiamo montato le cerniere su tutti i portelloni dei vani portaattrezzi e poi anche queste staffe di fissaggio. Andiamo quindi a testare il funzionamento dei portelloni, quindi l'apertura. Vediamo se è tutto corretto. Come potete vedere rimane ferma nel punto in cui lo andiamo a lasciare. Vedete ragazzi, le cerniere funzionano veramente bene e così è come si presenta tutto il lato dei portelloni aperti. Bellissimo. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere una panoramica sul semirimorchio, se riusciamo a vedere dove collocarlo, per vedere un attimo una panoramica. E per ultimo andiamo a fissare anche questo indicatore luminoso in corrispondenza di questo foro. Non facciamo altro che inserirlo a pressione. Ed ecco fatto. Ed eccolo qui il portellone anteriore posizionato. Ovviamente io l'ho semplicemente appoggiato. Infatti si regge precariamente. Comunque ragazzi, è sufficiente per farci vedere l'effetto del primo pannello di rivestimento del semirimorchio. Cioè guardate che spettacolo, immaginatevi quando tutto il semirimorchio sarà rivestito da questi pannelli. Cioè sarà veramente uno spettacolo, sarà veramente tutto rosso Ferrari, bellissimo. Ok, adesso andiamo ad affiancarci la motrice per vedere l'effetto. Ed ecco come si presenta il modellino del Ferrari Transporter al termine di questa fase di assemblaggio. Cioè ragazzi, è tutta un'altra storia, guardate che spettacolo, è fantastico! Finalmente ci siamo, cominciamo a vedere
devo dire il modellino quasi completato, mancano soltanto 30 fascicoli, di cui tanti fascicoli saranno destinati al completamento delle due monoposto che andranno posizionate all'interno del semirimorchio. Quindi avremo questi altri due pannelli, altri tre sul tetto, altri tre sul lato opposto, e poi avremo completato, perché il portellone dietro già ce l'abbiamo, quindi possiamo dire che mancano 3, 6, 7, 8 fascicoli per completare il semirimorchio. Dopodiché completeremo le due monoposto e poi tutti i vari particolari che mancano ancora qui sulla parte frontale della motrice. Comunque ragazzi, modellino eccezionale, guardate, da togliere il fiato per quanto è bello questo rosso Ferrari, spettacolo! Allora amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter del nostro video e poi iscrivetevi al canale Mac Gabri Collections per vedere il completamento di questo fantastico modellino. Ormai tutti i video ragazzi saranno veramente interessanti. Vi lascio questa fantastica panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!